Buonasera a tutti, rieccoci in un altro video dove vediamo un'altra partita nel campionato mondiale di scacchi. Siamo nel 1993. Abbiamo i due sfidanti, quindi Garry Kasparov qui con il nero e Nigel Short con il bianco. Se non sbaglio ancora non vi ho parlato, non abbiamo mai visto dei video delle partite comunque su Nigel Short. È uno scacchista britannico, quindi diciamo uno dei pochi inglesi che abbiamo conosciuto negli scacchi. Solitamente sapete che per gran parte del Novecento il mondo degli scacchi è stato dominato dai sovietici, più Fischer, americani, qualche olandese, Max Howe e altri che abbiamo visto, tra cui Tiemann che ha sfidato proprio Karpov. Nigel Short, diciamo, possiamo definire anche come uno dei migliori scacchisti britannici di sempre. Veniva chiamato come il bambino prodigio proprio perché già impara a giocare a scacchi impara all'età di 5 anni, si dimostrò molto precoce, iniziò subito a sbaragliare già come i più grandi maestri britannici, e quindi la sua scalata fu molto rapida, tanto che addirittura nel 1975, quando aveva soltanto 10 anni, è riuscito a battere Korchnoi durante una simultanea, ovviamente una simultanea di Korchnoi, quindi lui sfidava più avversari contemporaneamente. Fra questi c'era il piccolo Nigel Short, bambino di 10 anni, quindi già questo ha dimostrato proprio di essere un giovane emergente. Poi anche nel 1980 un altro suo grande risultato è stato un torneo che si è giocato a Dortmund in Germania, dove è arrivato secondo proprio dietro a Kasparov. E infine poi nel 1993, sapete, c'è stata la famosa scissione per quanto riguarda la FIDE, che era l'organizzazione principale dei tornei di scacchi, e la PCA, fondata da Kasparov, l'Associazione Professionista di Scacchi, niente di che. Proprio perché Kasparov accusava di corruzione alcuni membri della FIDE, poi chiaramente nel 2006 si sono di nuovo riunificati, e quindi nel 1993, diciamo, è stata quasi come un'occasione anche per l'inglese di sfidare Kasparov. Quindi il punto più alto della sua carriera venne proprio nel 1993, in cui riuscì almeno a sfidare il campione mondiale in carica. Quindi ovviamente anche Short era un po', dal punto di vista, diciamo, un po' più politico dalla sua parte, quindi contro la FIDE, mentre Karpov è rimasto proprio fedele, tanto che è campione in carica proprio della FIDE, in cui ha battuto Tiemann sempre nel 93. Quindi è stato questo famoso scisma, questo famoso sdoppiamento. E per quanto riguarda l'organizzazione fondata proprio da Kasparov, questa fu la prima grande finale di alto livello. Ovviamente alla fine è stato inutile dirvi che è stato Kasparov a confermarsi, perché comunque era di livello abbastanza superiore. Prevaleva 24 partite comunque, ne furono sufficienti, mi pare 19, proprio 20, a Kasparov per riconfermarsi, quindi difendere il titolo. Però diciamo che almeno in una gara, non mi ricordo quale fosse l'undicesima, Short è riuscito comunque a togliersi la soddisfazione, almeno per una volta, di battere il campione mondiale. Qui invece vediamo un po' una grande partita dal punto di vista tattico e strategico di Kasparov, da cui ha veramente dato il meglio di sé. Ho scelto questa partita che si apre con una siciliana, quindi ovviamente Short ha il bianco, Kasparov ha il nero, 4, C5. Vediamo un po' fra le tante famiglie della siciliana quale sceglie di mettere in pratica Kasparov, cavallo F3, D6, quindi sceglie le famiglie con D6, sempre la mossa comunque più giocata. Siciliana aperta anche per il bianco, sceglie comunque di entrare in siciliana aperta, D4, C per D4, cambia il pedone d'alfiere col pedone centrale, cavallo per D4. Cavallo F6, classiche mosse di sviluppo, cavallo C3. A questo punto sono diverse opzioni. Ripassiamo sempre un attimo che male non fa. Con G6 si rientra nelle varianti del dragone, dragone normale, poi accelerato, iperaccelerato, chiaramente vanno giocate prima. Comunque G6 la variante del dragone, E6 la Scheveningen, caratterizzata dalla spinta contemporanea dei pedoni di re in sesta. Dragone, quindi Scheveningen. La classica con cavallo C6, oppure la Neidorf, che alla fine è quella più utilizzata, che viene scelta proprio da Kasparov, con A6. Tutti quell'altro ricordiamo che sembra anche la mossa quasi un po' più immediata, anche per chi non conosce la siciliana, molto spesso gioca quasi A6 con una misura preventiva, perché qui ci sono ben tre pezzi che possono collocarsi qui in B5. A questo punto bisogna, quasi in maniera, diciamo, scolastica, viene consigliato di sviluppare subito gli alfieri e Short procede in maniera perfetta. Alfiere G5, qui viene giocata spesso E6, che comunque si ritrova inchiodato il cavallo, ma sapete bene, le inchiodature di cavallo, quando l'alfiere inchioda il cavallo sulla donna, è più lieve rispetto a quando inchioda sul re, perché poi si può riprendere di donna senza nessuna impedonatura. Qui solitamente ancora siamo un po' nelle solite linee guida, un po' la strategia indicata dalla teoria, quindi mosse come di cui da manuale. Il bianco deve spingere i pedoni sull'ala di re, e lo fa in maniera eccellente. F4.
Donna bisegue, Donna bisegue ovviamente approfitta del fatto che questa alfiere non può più tornare in C1, visto che adesso la via si è bloccata con il pedone F4, per cui cercare di minacciare questo pedone. Nessun problema per il bianco, qui gioca D2, viene da chiedersi sempre, ma il pedone può essere catturato? Sì, molto spesso si gioca quella che viene la trappola al pedone avvelenato, qui ancora non c'è proprio nessuna trappola, più che altro qui perché viene giocata Donna D2, perché in caso di cattura del pedone, come tra l'altro avviene, quindi Kasparov qui ha un po' stupito tutti, catturando ugualmente il pedone, diciamo non è una mossa sbagliata, solitamente è meno utilizzata, comunque è una mossa buona, perché dopo donna per B2, nella maggior parte dei casi a questo punto si gioca torre B1 per scacciare la donna. Con torre B1, ricordiamo che non è stata giocata in partita torre B1, però vediamo, la donna qui non può catturare il pedone, non può catturare la torre perché è protetta dal cavallo, questo pedone è meno, e non può catturare nemmeno il cavallo. Per questo, prima l'ottava mossa, il bianco ha giocato donna D2, quindi per difendere già in anticipo il cavallo e preparare magari torre B1. In realtà un po' stupendo tutti, Short ha preferito un'altra mossa, ovvero cavallo B3. Che comunque è molto efficace, perché qui tra l'altro viene proprio quasi ingabbiata la donna. L'unico modo adesso, quindi prima di dire ora o mai più, è di tirarla fuori in A3. Quindi alla fine Kasparov riesce a salvare, ovviamente ha tenuto tutto in considerazione, non avrebbe mai commesso un errore del genere, riesce comunque a salvare la propria regina, anche se costretto, qui poteva andare a perdere un tempo. Il bianco adesso opta per la cattura, alfiere prende cavallo in F6, G per F6, abbiamo detto che la regina qui, vi ho detto poco fa in D8, poteva sostituire il cavallo, quindi evitando il pedonatore, adesso invece il nero è costretto quasi a subirla. Sembra quasi che sia il bianco un po' in vantaggio, anzi in effetti è il bianco adesso in leggerissimo chiaramente vantaggio nella partita, sempre lasciando perdere il materiale, il nero in questo momento ha comunque pedone in più. Pedone avvelenato che ha catturato, perché qui nero è un'impedonatura, poi ricordiamo dal punto di vista dello sviluppo il bianco è messo abbastanza meglio, anche questa alfiere qui è proprio una lunga diagonale in cui può agire, il bianco la correnza può anche comunque arroccare corto, quindi mettere al sicuro il proprio re, due pedoni centrali, invece il nero ha soltanto la donna, diciamo, sviluppata, anche se solitamente per sviluppo si intende cavalli, alfieri e poi in futuro le torri, questo come indicano proprio come indicano i canoni della teoria. Qui donna A3 risulta un po' relegata, tra l'altro qui non è che può andare in molte case, qui sono tutte, potete vedere, controllate dai cavalli, quindi immaginate risulta anche un po' isolata. Alfiere 2 per il bianco, giustamente, che si prepara ad arroccare corto, qui c'è da dire che Nigel Short sta veramente gestendo in maniera perfetta questa partita contro Kasparov. Però il campione del mondo ha sempre delle brutte sorprese da riservare ai suoi avversari. Prosegue con lo sviluppo, cavallo C6, arrocco corto, tra l'altro qui fa anche molto comodo avere il pedone in F4 che preannuncia una rottura, quindi un'apertura della colonna per favorire finalmente questa torre. Alfiere D7, re H1, non era proprio necessario re H1, comunque ha voluto mettersi un po' di più ancora al riparo, ora il bianco può giocare finalmente con le spalle più coperte. H5, ed è molto interessante questa del nero, una mossa un po' particolare che forse non viene, oltre a giocare con quelle mosse un po' strane, che forse non vengono immediate in mente per noi giocatori comunque comuni mortali. Con H5 invece qui già cerca di indebolire anche dalla diretta avversaria, qui ovviamente l'obiettivo è cercare di spingere ancora questo pedone che comunque è isolato, quindi viene... tanto vale utilizzarlo per far del male anche a costo di sacrificarlo causando un'impedonatura per scoprire di più il re, quindi già Kasparov qui sta costruendo una minaccia. Comunque nessun problema per il bianco, qui gioca cavallo D1, quindi cercare anche di portare il cavallo magari in E3 comunque per controllare più, per non lasciare più sguarnita come al momento l'ala di re, quindi sempre ottima gestione da parte del bianco. Torre C8, qui il nero sembra quasi rinunciare all'arrocco, perché è chiaro che sul lato corto non può arroccare perché il re sarebbe anzi ancora più esposto, e con torre C8 a questo punto sapete bene che se si muovono due pezzi fra re e torre non si può più effettuare l'arrocco. Diciamo comunque il nero sta anche abbastanza bene, questo fosse uno dei pochi casi in cui ci si può permettere di non arroccare. Questa impedonatura nonostante tutto ha costruito come una fortezza per il re, qui tra l'altro se il re si riesce a sistemarsi anche in E7 sta proprio alla perfezione, completamente al riparo. L'unico problema è che nero qui deve cercare di sviluppare i propri pezzi. Guardate per esempio questo alfiere campo chiaro, qui non può andare proprio da nessuna parte, è veramente ingabbiato dai suoi stessi compagni. Ma è chiaro che stiamo parlando di Kasparov, quindi una soluzione la troverà certamente. Cavallo E3, come era intenzione di Short. Donna B4, qui finalmente abbiamo detto che la donna era un po' limitata dai cavalli, della coppia di cavalli avversari. Ora che uno di due si è finalmente tolto di mezzo, il nero può anche... e far respirare di più la propria regina, che ovviamente è un pezzo che va valorizzato. Qui tra l'altro propone anche il cambio, è da notare.
Dunque, donna bianca difesa dal cavallo, si può scegliere tranquillamente se accettare o rifiutare. Qui il bianco preferisce rifiutare con c3, infatti ha ragione, il bianco comunque è molto ben comodo, una situazione veramente elastica, questi due pedoni controllano il centro senza sbarrare un po' le vie e i pezzi più grandi, la donna qui può anche molto più operativa, come i due cavalli, l'alfiere, il bianco ha sviluppato in maniera eccellente i propri pezzi. Donna per e4, quindi evitabile comunque la caduta di questo pedone, il bianco come detto ha preferito cercare di allontanare i pezzi avversari anche a costo di sacrificare un altro pedone, quindi comunque nessun problema, quest'altro pedone in F difeso dalla torre e a questo punto il bianco gioca alfiere D3, quindi ancora una volta cerca di guadagnare un tempo, l'alfiere viene più sollevato ancora di traversa e minaccia nuovamente la donna che si sposta adesso in A4, quindi da notare come sia sempre presa di mira la regina di Kasparov. Cavallo C4, qui qual è tanto l'intenzione? Sfruttare questo buco. Qui veramente Short Hooker è anche un grandissimo giocatore posizionale, non soltanto pensava a commettere sacrifici e spettacolo, ma sapeva poi rintracciare sempre le mosse più efficaci. Quindi in questo caso sfruttando proprio i propri cavalli, che sapete bene che devono, la teoria quasi prescrive come sia utile per i cavalli collocarsi nei buchi, quelli che vengono chiamati i buchi della scacchiera, dove vengono valorizzati al meglio, tra l'altro qui doppio attacco, triplo, anzi di alfiere, ma soprattutto torre e donna. Comunque per Kasparov questo è il pane quotidiano, quindi torre C7, viene la torre comunque in C8, non ricopriva chissà quale ruolo, rimane sempre nella colonna, ricordiamo, semi aperta a C e difende finalmente anche, impedisce di poter di subire il doppio. Cavallo B6, come detto, il bianco è libero comunque di sistemare il cavallo in questo buco, non è un avamposto, ricordate l'avamposto è quando si ritrova difeso anche da un proprio pedone, e qui il nero sceglie di deve spostare la propria donna, in effetti può farlo soltanto in A3. Torre A1, viene centralizzata anche la torre del bianco, tra l'altro notate qui sembra che sia veramente il bianco sempre in vantaggio, Kasparov in realtà sta costruendo una lunga strategia. Qui viene giocata cavallo E7, altra mossa che può sembrare un po' involutiva. Sì, è chiaro, qui l'alfiere se il bianco vuole potrebbe catturare l'alfiere nero in D7, però chiaramente qualcosa bisogna sempre concederle. Cavallo C4 invece retromarcia del bianco, tanto qui poteva diciamo tranquillamente lasciare il cavallo in B6, invece ha preferito, ovviamente sarebbe stato un errore catturare cavallo per alfiere, visto che questo alfiere qui non fa del male a nessuno, non copre, non è nessuna minaccia, quindi sarebbe stato sconveniente scambiare questo cavallo, che è veramente una bestia in questa casa B6, con l'alfiere. L'ideale sarebbe stato in realtà proprio lasciare il cavallo sempre in B6, retromarcia di Short, cioè di ricollocarlo in C4, mossa comunque comprensibile. E a questo punto Kasparov deve sbloccare la posizione, forse l'avete già intuito, qual è il miglior modo se non un sacrificio? Quindi forse anche un po' prevedibile a questo punto, torre per C4, sacrificio di torre per avere più spazio. Qui il bianco giustamente riprende di alfiere, una torre chiaramente non si rifiuta quasi mai. E ora con H4, vi ricordate quando il nero ha giocato poco fa H5, cerca già di creare un forte attacco. Qual è l'intenzione? Un po' si può notare, magari cercare di sistemare ad esempio l'alfiere qui in C3, inchiodare questo pedone per poi spingere in H3. Quindi avremo questo pedone attaccato da ben due pezzi, il pedone H più l'alfiere. E attenzione che anche la regina no, non starà isolata e fuori dai giochi per tutta la gara. Il bianco deve cercare già di prendere delle contromosse, perché finora la partita è comunque, diciamo, alla pari, fosse il bianco qualcosa ancora in più. Qui ha tutto il tempo per farsi trovare pronto. Alfiere D3, si ripiazza quindi a controllare questa diagonale, non che sia una priorità in questo momento per il bianco. Qui il nero riesce subito a tappare con F5, quindi a notare come alla fine il nero si stia finalmente espandendo, quindi sacrifici, diciamo appunto, sacrifici posizionali in fase iniziale, e attenzione che qui si può prendere il sopravvento. Alfiere 2, alfiere G7, fiancheggiamento, qui il nero finalmente esce, diciamo, dalla propria tana e può finalmente aggredire l'avversario. Ce lo aspettavamo da Kasparov, non poteva restare in una posizione pietosa per tutta la gara. Tra l'altro poi la Neidorff, ricordo che tutto deriva dall'apertura che ha scelto la Neidorff, presuppone un po' dei momenti in cui bisogna pensare proprio bene a difendersi, quindi a reggere i colpi per poi spazzare l'avversario. Quindi alfiere in fianchetto, G7, C4, che cerca già a priori giustamente di spostare questo pedone. Il pedone qui era difeso soltanto dalla regina, chiaramente il bianco voleva affidare alla propria donna dei compiti molto più offensivi, quindi il pedone va avanti per la sua strada e qui finalmente il nero può
godere proprio tutta la sua strategia che ha studiato a lungo con H3, finalmente viene attaccata la cinta muraria del pedone che protegge il re avversario. Qui la mossa migliore è chiaramente G3, guai a catturare perché significherebbe proprio condannare il re, anche se qui la diagonale si è aperta, quindi questo pedone viene qui bloccato, fronteggiato dal pedone H, qui il pedone G rifiuta la cattura, però occhio che questa diagonale sia comunque aperta. Qui infatti Kasparov ha studiato veramente un'ottima strategia. Qui viene giocata D5, sono quasi un po' chiude la diagonale come un colpo di scena, come qui non si gioca alfiere C7 scacco. Semplicemente ancora non è possibile prendere in via direttamente l'avversario. Quindi qui cerca comunque di conquistare il centro. Ricordate sempre che una delle priorità è conquistare il centro. Si comincia dall'apertura, ma bisogna mantenere come obiettivo per tutta la durata della gara. Alfiere F3 chiude ancora più la diagonale, D per C4. Il bianco rifiuta, benissimo, allora sarò io a catturare. Minaccia anche il cavallo, qui viene giocato invece torre E3. Perché il bianco qui non ha tanto cercato di salvare il cavallo, più che altro perché potevano esserci attacchi con più pezzi, quindi magari rimuovendo il cavallo per esempio anche in C1, qui poteva esserci doppio attacco, qui di alfiere, donna, contro tutto su questo alfiere, e ricordate che il re non ha un raggio d'azione così lungo. Quindi qui era comunque la mossa migliore, torre E3. Difende tra l'altro qui anche l'alfiere come metodo da minacce eventuali. Qui Nero risponde non tanto catturando il cavallo, ma c'è qualcosa di meglio, ovvero l'avanzata C3. Ricordo che è difeso dall'alfiere, qui attacca la donna. E a questo punto anche il bianco sceglie quasi di sacrificare la torre pur di spazzar via questo pedone passato. Vi ricordate se questo pedone riuscisse poi ad arrivare in C2, quindi in settima per il bianco, sono sempre dolori. Già il bianco qui si ritrova adesso a gestire più minacce. C'è il proprio re da dover salvaguardare, quindi questo pedone passato sarebbe l'ennesimo problema. Quindi meglio risolvere il problema subito alla radice, torre per C3, del resto anche il nero comunque ha sacrificato una sua torre, quindi non sarebbe chissà quale disastro. Alfiere per C3, il bianco alla fine guadagna anche un pezzo, perché qui, meglio, riottiene un pezzo perché l'alfiere qui non è difeso, quindi donna per C3, il nero ha sempre quei due pedoni di vantaggio, e ora colpo di scena, forse non ce l'aspettavamo, il nero arrocca a corto, come sembra dire meglio tardi che mai. Alla trentesima mossa, quando sembrava ormai che non fosse più necessario, il nero ha scelto di arroccare corto. Perché? Innanzitutto perché prima, se vi ricordate, c'era una solida struttura pedonale, compresa questa impedonatura, vi ricordate, pedone in F7, questo qua si trova ancora in F6. Quindi il re si trova comunque protetto, ricordate che lo scopo dell'arrocco è proteggere il re. Poi se il re si trova protetto al centro, va bene, non bisogna eseguire quasi a memoria ciò che impone la teoria. Qui comunque si trova a suo agio il re, perché qui non ci sono grandi minacce, è vero, c'è questa diagonale, ma una diagonale controllata soltanto dalla donna non è una grave minaccia. Più che altro sarebbe stato pericoloso se il bianco avesse avuto l'alfiere delle case scure per combinarsi, magari dare quei famosi matti o un G7 o ancora peggio nell'angolo. Kasparov ha fatto una mossa saggia di arroccare comunque. Quindi diciamo meglio tardi che mai, siamo proprio l'occasione per poterlo dire. Torre G1, torre C8, qui si procede finalmente con lo sviluppo delle torri. A notare il bianco qui aveva ancora delle possibilità comunque di vincere la gara. Qui viene a chiedersi come mai non viene catturato questo pedone, magari catturando e minacciando la torre. E in effetti in questo caso comunque poteva essere una mossa corretta, tra l'altro qui catturando chiaramente non ora, però prima catturando anche il pedone B7 che prima non era difeso, quindi dopo l'arrocco corto non c'erano neanche grandi minacce, per esempio dei doppi con la donna non poteva in nessun modo dare scacco e prendersi contemporaneamente l'alfiere, al massimo poteva riprendersi questo pedone, quindi il bianco ha preferito magari un po' più sulla difensiva, quindi anziché catturare più pezzi, fare una gara che cattura più pezzi, sceglie un po' di rimanere più difensivo. Comunque torre G1, torre C8, attacca la donna, donna F6, qui occhio, sembra quasi un po' un allarme, qui l'unico pezzo che viene seriamente minacciato è il cavallo, comunque difeso dalla donna. E ovviamente deve rimanere sintonizzata su questa diagonale. Il nero qui risponde con alfiere C6. Qui finalmente viene proprio inchiodato questo alfiere sul re. Chiaramente qui il bianco è obbligato a catturare, qui non può sistemarlo in settimo perché avrebbe preso. Questa diagonale non ha nessun'altra prospettiva se non la cattura. Alfiere per, torre per G4, meglio comunque catturare il torre in modo da mantenere sempre in contatto questi due pedoni, tra l'altro due pedoni contro uno, ricordate sempre di fare intanto il conteggio dei pedoni su ogni lato della scacchiera, perché sapete bene che l'umile pedone può diventare poi la risorsa principale per la vittoria. Cavallo G6, qui ovviamente in maniera veramente ottima proprio dal punto di vista difensivo, Kasparov
proprio crea una catena difensiva di tutti i pezzi. Qui il re sostiene questo pedone F7 che sorregge tutto, difende il cavallo, difende l'altro pedone che a sua volta difendono il pedone F5, quindi questo rombo difensivo creato da Kasparov consente anche alla regina nera, che era l'unica virgolata delegata di difendere questo cavallo, di essere più libera in fase offensiva. E adesso inizierà finalmente a scricchiolare la situazione per il povero Short. Cattura quindi G per F5, cerca giustamente di aprire la posizione, questo rombo che abbiamo descritto viene spezzato. E per F5, qui o chiamo a giocare magari sacrifici tipo torre prende cavallo giusto per scoprire il re, perché sarebbe proprio un errore. Poi i sacrifici sono il primo a celebrare lo spettacolo o lo stupore che può generare un sacrificio, ma deve essere sempre corretto, ricordiamoci. Qui la mossa migliore comunque la cattura invece di questo pedone, donna per F5, il nero risponde come detto prendendo catturando l'altro pedone in presa. Qui sempre un po' c'è la solita differenza proprio dei pedoni di cui stiamo parlando, il nero qui ha due. Una forza, un vantaggio di 2 a 0 sul lato di donna, quindi già qui si inizia a capire chi sta per vincere. Donna per H3, questo fastidiosissimo pedone su cui Kasparov ha fondato tutta un po' la sua strategia, viene finalmente tolto di mezzo. Donna C2 adesso si combina con la torre, qui tanto può anche minacciare in futuro il cavallo. Il bianco preferisce giocare F5. Qui sembra quasi che il nero sia stato un po' sprovveduto, perché qui il cavallo è inchiodato sulla torre, quindi cavallo inchiodato dalla torre, minacciato da un pedone destinato a essere perso. Chiaramente Kasparov è ben disposto. Torre C3 minaccia la donna, donna G4, sempre ovviamente la donna e la torre agiscono sulla colonna, quindi sempre inchiodando questo cavallo. Torre per B3. Qui è chiaro che l'unico modo che aveva, l'unico motivo per cui Kasparov ha lasciato in peso il proprio cavallo è semplicemente che avrebbe ripreso quell'avversario. Qui vengono chiamati in causa due pezzi, la regina e il cavallo, chiaramente. A questo punto scambio, torre per, pedone per, donna C6, scacco. Qui tanto non si cerca guai per catturare il pedone, perché significherebbe poi consentire, vediamo qui il nero ha soltanto un pedone in più, quindi deve basare tutto sulla posizione, altrimenti il bianco avrebbe recuperato subito. La mossa migliore è donna C6, scacco nella diagonale, qui è chiaro che non si possa in nessun modo muovere il re. Le mosse qui sono due, interposizione di torre e interposizione di donna. Vediamo con la torre cosa sarebbe successo, perché qui non l'ho detto, non so se l'ho detto. Donna C6, Short si è arreso e chiaramente l'ha condannato a questo punto. Interposizione di torre, scacco matto semplicemente qui. Torre B1, al massimo si può allungare la sofferenza con interposizione di donna, qui è matto. Il bianco non può, la torre non può parare entrambi gli scacchi, quindi il re viene proprio soffocato dai pezzi avversari. Poi torniamo sempre, scacco, donna C6, la mossa che chiude la gara. L'altra ipotesi, la mossa forse la mossa migliore, qui giocare in interposizione di torre sarebbe stato un errore grave. Donna G2, qui blocca quasi tutto. Innanzitutto potete vedere come il bianco sia probabilmente rintanato letteralmente in un angolo, certo questo pedone e tutti i pezzi sono chiusi in un angolo della scacchiera, quindi Kasparov può letteralmente asfaltare il suo avversario. Qui il cambio delle donne è comunque favorevole, donna per G2, torre. Anzi, torre per C2 sarebbe comunque un errore, perché in caso di cattura di torre qui ci sarebbe uno scacco, il bianco costretto a interporre, scambio delle torri e questo pedone alla fine vince. Quindi rivediamo, donna G2, scambio delle donne, il bianco deve riprendere col re, quindi re G2, e qui si interrompe proprio la comunicazione fra torre e pedone. Questo pedone non è più difeso, quindi il nero è libero di riprendere F per G6. Finali di questo tipo, diciamo questa è l'ipotesi meno dolorosa per il bianco, ma finali di questo tipo, già a livelli proprio tra principianti, ma ancora di più fra leggende degli scacchi, re, torre, tre pedoni per il nero, re, torre e un misero pedone per il bianco, qui il nero riesce prima o poi a scambiare le torri, e è chiaro anche con l'aiuto del re, promozione del pedone, parità chiusa. Diciamo che Short è stato intelligente anche ad arrendersi, perché ha capito che non c'era nessuna possibilità. Una bella partita comunque, un'ottima siciliana Najdorf impostata da Kasparov, giocatore veramente imprevedibile, dallo stile aggressivo, veramente completo, che sa adattarsi a qualunque tipo di situazione, veramente un giocatore, un campione proprio abile, pragmatico, dallo stile veramente unico, è riuscito ancora una volta a confermarsi campione del mondo. Vediamo il prossimo video, il prossimo campionato mondiale, se troverà qualche avversario che riuscirà a spodestarlo. Ci vediamo al prossimo video.